Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento quaresimale, consueto ormai, di preghiera in musica in questa meravigliosa cornice della Chiesa dei Celestini. Ecco, voglio prima di iniziare questa sera cedere la parola al commissario vescovile di questa arciconfraternita, avvocato Franco Lo Zuppone. Ecco, giusto per introdurvi a questo momento, poi per i ringraziamenti vi farò alla fine. Ecco, questo sarà proprio un percorso di tutta la passione e morte di Cristo. Partiremo proprio dal giorno di oggi, dalla Domenica delle Palme, dall'ingresso di Gesù trionfante in Gerusalemme, passando per l'ultima cena, la salita al Calvario e la sua morte in croce. Saremo accompagnati dai brani di Monsignor Frisina e di Don Fabio Massimiliano. A tutti buon ascolto e buona preghiera. Cedo la parola ai lettori della compagnia teatrale Foyer 97 Teatro, che ci aiuteranno con le meditazioni di questa sera. A tutti ancora buona preghiera. La mia via crucis cominciò 6 anni fa, quando lasciai la mia città. Dopo 13 giorni di viaggio arrivammo nel deserto e l'attraversammo per 8 giorni, imbattendoci in auto bruciate, tanniche d'acqua vuote, cadaveri di persone, fino a giungere in Libia. Chi doveva ancora pagare i trafficanti per la traversata fu rinchiuso e torturato fino a quando non pagò. Alcuni persero la vita, altri la testa. Mi promisero di mettermi su una nave per l'Europa, ma i viaggi furono cancellati e non li avevo soldi. Lì c'era la guerra e arrivammo a non far più caso alla violenza e alle pallottole vaganti. Trovai lavoro come struccatore per pagare un'altra traversata. Alla fine salii con più di 100 persone su un gommone, navigando ore. Prima che una nave italiana ci salvasse, ero pieno di gioia. Ci inginocchiamo a ringraziare Dio. Poi scoprimo che la nave stava tornando in Libia. Lì fummo rinchiusi in un centro detentivo, il peggior posto al mondo. 10 mesi dopo ero di nuovo su una barca. La prima notte ci furono onde altissime. Caddero in mare 2 e riuscimmo a salvarne 1. Mi addormentai. Mi addormentai sperando di morire. Svegliandomi, vidi accanto a me persone che sorridevano. Dei pescatori tunisini chiamarono i soccorsi, la nave attraccò in porto e ci diedero cibo, vestiti e riparo. Lavorai per pagare un'altra traversata. Era la sesta volta. Dopo 3 giorni in mare, giunsi a Malta. Rimasi in un centro per 6 mesi e lì persi la testa.
Ogni sera chiedevo a Dio, perché? Perché uomini come noi devono ritenerci nemici? Anche oggi, tante persone che fuggono dalla guerra portano croci simili alla mia.
uccisi. Già da molto tempo la causa era uccisa. Gesù deve morire. Deve morire. Barabba o Gesù? Devono scegliere. Non è una scelta qualunque. Si tratta di decidere dove stare, quale posizione prendere nelle complesse vicende della vita. La pace, che tutti desideriamo, non nasce da sé, ma attende una nostra decisione. Allora, come oggi, siamo continuamente chiamati a scegliere tra Barabba o Gesù, la ribellione o la mansuetudine, le armi o la testimonianza, il potere umano o la forza silenziosa del piccolo seme, il potere del mondo o quello dello spirito. In Terra Santa sembra che la nostra scelta ricada sempre su Barabba. La violenza sembra essere il nostro unico linguaggio, il motore delle reciproche ritorsioni è continuamente alimentato dal proprio dolore, che diventa spesso l'unico criterio di giudizio. Giustizia e perdono non riescono a parlarsi. Viviamo insieme, senza riconoscerci nulla, rifiutando l'uno l'esistenza dell'altro, condannandoci a vicenda in un circolo vizioso senza fine e sempre più violento. E in questo contesto, carico di odio e rancore, siamo anche noi chiamati a esprimere un giudizio e a prendere la nostra decisione. E non possiamo farlo senza guardare a quel condannato a morte, silenzioso, perdente, ma su quale è ricaduta la nostra scelta. Gesù. Cristo ci invita a non usare il metodo di Pilato e della folla, ma a riconoscere la sofferenza dell'altro, a mettere in dialogo giustizia e perdono, e a desiderare la salvezza per tutti, anche per i ladroni, anche per Barabba.
Siano visi oppressi o accarezzati da mani gentili,
celeranno l'energia che viene da colui che si fa chiamare Gesù Cristo. Io acqua, sempre uguale, divento speciale nella mia quotidianità. Non mi tocca fare nessuno sforzo particolare, ma continuare ad essere così come sono. Acqua, che continuerà a scorrere nel tempo e nello spazio, perché io sono acqua. E ogni volta che scorro, perdo qualcosa e lascio in eredità qualcosa a chi mi tocca. E da questa sera potrò dire: io c'ero. E tu ci sarai insieme a me, anche e soprattutto ogni volta che laverò, e tu insieme a me laverai dei piedi comuni, di comune persona, in una notte di luna, quasi piena.
raggiunge una così grande vicinanza con l'umanità. Il grido implorante che egli rivolge al Padre e il grido di dolore che ognuno di noi rivolge a Dio nel momento del distacco definitivo. Dove sei? Sembra dire Gesù. Perché tutta questa sofferenza? La domanda di Gesù è anche la nostra. È quella di chi è senza speranza, di chi ha perso il lavoro, di chi vive il dramma della separazione o dell'abbandono, di chi ha perso una persona cara. Situazioni dove più che una richiesta di aiuto sale al cielo un grido impotente di rabbia. Mi piace pensare che l'ultimo grido di Gesù sia il grido che ha superato l'ultimo ostacolo della sua vita e può finalmente godere della beatitudine celeste. È con questa speranza che chiediamo aiuto al Signore nel percorrere la sofferenza della croce, con la fiducia che, dopo il grido del dolore, ci sarà quello della gioia, della risurrezione. Thank you.
deve accogliere la sua croce, ma deve anche schiodare tutti coloro che vi sono attesi. Noi, oggi, siamo chiamati a un compito dalla portata storica, senza precedenti. Sciogliere le catene in due, togliere i legami del gioco, rimandare i liberi gli oppressi. Non sfugge a nessuno che stiamo vivendo dies amaritudinis, quali ci è sembrato di non vivere mai. La situazione internazionale, gli eccidi, gli spettacoli della fame, ci sfidano davanti agli occhi come grondaie inconsumabili. E si ha la tentazione di pensare a situazioni senza sbocco. La condizione nazionale ci fa a volte dubitare perfino del nostro equilibrio mentale. A tal punto si sono allontanati i parametri del nostro comune sentire da comportamenti non più inquadrabili in un minimo di moralità. La nostra coscienza morale ne esce schiacciata da questa tempesta di dolore. È il tempo del torchio, è il tempo della pressura. I frantoni scrosciano delirio, il nostro animo si gonfia di turbamento. Siamo presi dallo sconforto. Grande come il mare è la mia sofferenza, sono le parole sulla bocca di Maria, schiacciata un tempo anch'essa dal torchio del figlio. E oggi, desolata per i frantoi dei figli. Thank you.
Paolo chiama l'evacuazione della croce, che non significa disprezzo della croce o rifiuto della croce o beffa della croce. No, non c'è nessuno di noi che non parli con chiarezza del regno santo o che nel venerdì santo non intoni l'inno alla Crux Fidelis. La croce rimane sempre al centro delle nostre prospettive, ma noi vigiliamo alla larga, troppo alla larga. È come quando in viaggio si sfiora una città passando dalla tangenziale, mentre l'automobile corre sulla strada, si dà ogni tanto un'occhiata ai campanili che si ergono e alle torri che spettano, ma poi tutto finisce lì. Purtroppo la nostra vita cristiana non incrocia il Calvario, non si inerpica sui tornanti del Golgota, passa di striscio dalle pendici. Noi la croce l'abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza umana e nel telaio sublime della parola. L'abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo in chini e in sensazioni, in chiesa, ma ci manteniamo agli antipodi della sua logica. L'abbiamo isolata, sia pure con tutti i riguardi che merita. È un albero nobile che cresce su zolle precipitate, nel centro storico delle nostre memorie religiose, all'interno della zona archeologica dei nostri sentimenti, ma troppo lontano dalle strade a scorrimento veloce che battiamo ogni giorno. Dobbiamo ammetterlo. Amarezza. Abbiamo scelto la circonvallazione e non la volantiera del Calvario. Abbiamo bisogno di riconciliarci con la croce e di ritrovare sulla carta stradale della nostra esistenza di pagani lo svincolo giusto che porta ai piedi del condannato.
staccata, sorretta da queste due creazioni, una così umana, l'altra così divina. Cento altre attese, struggenti. L'attesa di lui, per 9 lunghissimi mesi. L'attesa del giorno, l'unico, che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa, senza farvi più ricordo. L'attesa dell'ultimo canto, dell'ingegno infilato sul letto. L'attesa del terzo giorno, vissuto in pelle, solitaria, davanti alla roccia. Attendo, infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all'infinito. Santa Maria, Vergine dell'attesa, se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti, soffriamo una profonda crisi di desiderio. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri dell'attesa.
Siamo giunti quasi al termine di questo nostro percorso di meditazione in musica ed è giunto il momento di ringraziamenti. In primis mi preme ringraziare a nome del coro, come già detto prima, l'Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario, la persona di Franco Lo Zuppone, commissario vescovile, e di tutti i ragazzi che ogni volta che noi veniamo a fare le prove si prodigano per stare con noi, per tenere aperta la chiesa e non ci fanno mai mancare niente. E questa forse è la sinodalità di cui parla il Papa, nella semplicità. Ci hanno aperto le porte della loro casa, noi siamo venuti qui in punta di piedi e questa collaborazione ormai da 3 anni è diventata anche fonte di amicizia. Quindi grazie a Franco e grazie a tutta l'Arciconfraternita. Poi mi preme ringraziare questi meravigliosi attori della compagnia Foyer 97 Teatro, a cui facciamo un grandissimo applauso. Personalmente ho fatto fatica a trattenere l'emozione, perché ecco, le parole che sono state declamate così bene hanno toccato un po' il cuore di tutti, quindi grazie veramente di cuore. Un grazie particolare al mio e nostro amico Simone, che ormai ci segue sempre in tutti i nostri progetti. Grazie agli amici delle riprese, ad Antonio, a Giuseppe, che oggi sono qui con noi e ci hanno onorato la loro presenza e del loro servizio. Grazie per questo servizio che offrite alla nostra città di San Severo. Grazie a tutti voi, perché come sempre siete numerosissimi e questo mi e ci fa tanto bene, perché ecco, come avete potuto vedere e come ormai sapete, per chi ci segue da tanto tempo lo sa, a noi non piace fare ecco, gli show, perché altrimenti li faremo al teatro, perché gli show lì si fanno. Mi piace pregare e quindi lo facciamo nel luogo più adatto. E quale luogo più adatto se non questo, durante la settimana santa? Quindi grazie a voi che continuate a seguirci con la vostra presenza e con la vostra preghiera, che sentiamo forte. Grazie di cuore, fatevi un applauso. Come avete potuto ascoltare, sono stati eseguiti i brani di un certo rilievo e prepararli non è stato facile. Quindi ci scusiamo se c'è stata qualche defaianza, però ecco, sono veramente brani che Monsignor Frisina ha scritto di una portata meravigliosa. E credo di parlare a nome di tutti voi quando dico questo, perché i brani della Quaresima e della Passione soprattutto lasciano un segno profondo e l'hanno fatto con noi, perché durante le prove più volte loro si sono emozionati, ma anche io. Ecco, il nostro stare insieme è proprio questo, l'emozionarsi, stare bene insieme, pregare insieme, perché il nostro coro non ha vissuto un periodo proprio bello ultimamente. Ci sono state un po' di persone che ci hanno lasciato, però noi comunque continuiamo ad andare avanti con la preghiera, perché è solo quella che ci salva. Noi non siamo qui stasera per... stasera per fare vedere se siamo bravi, quanto siamo bravi. Siamo qui, ripeto, perché oggi inizia la Settimana Santa e abbiamo voluto offrirvi questa occasione per pregare insieme, perché chi canta, no? Sapete la famosa frase di Agostino, chi canta prega 2 volte, mi disse un frate, chi canta bene prega 3 volte, quindi speriamo di aver cantato bene questa sera. Grazie ancora di cuore a tutti, vi lasciamo con l'ultimo brano di Monsignor Frisina, che ci invita ad andare in tutto il mondo. Infatti il titolo del brano è proprio Andate in tutto il mondo, con l'augurio di una serena Settimana Santa e di una serena Pasqua, che sia una rinascita vera, non a parole, per tutti noi. Auguri a tutti e buona Pasqua.
vogliamo ringraziare Massimiliano, perché è lui che ci ha chiamati a questo cammino di fede, cantando, è un cammino di fede quello che noi stiamo facendo insieme. Noi veniamo da tante realtà parrocchiali, da tanti cammini spirituali, ma vi posso garantire che fino ad ora abbiamo sempre vissuto in comunione, e questo sicuramente è un segno della volontà di Dio. Ma soprattutto ringraziamo il Signore per il dono di Massimiliano, perché Massimiliano è un dono per tutti noi. Grazie, Massimiliano.